Bentornati sul mio canale o benvenuti. Io sono Sandy La Belle e oggi siamo qui per spacchettare. Spacchettare. Care dolciose e cari dolciosi, siamo di nuovo qui sul mio canale. Se mi avete seguita ultimamente, sono stata a Lignano Sabbiadoro. Vi lascio qui in descrizione il link nel caso in cui lo abbiate dimenticato, in cui vi sia sfuggito. Sono stata a Lignano Sabbiadoro per il Bikers Fest. Ho fatto come al solito le fotografie con i fotografi anche per delle riviste custom. Vi consiglio vivamente di andare a dare una sbirciatina nel caso in cui appunto vi sia sfuggito questo video, anzi questa serie di video che ho dedicato in forma di vlog al mio viaggio ed è stato un esperimento. Mi manca Lignano, sì, mi mancano i viaggi, sì, spero presto di poterne tornare a fare e spero anche di poterli condividere con voi perché mi sono accorta che comunque voi avete piuttosto gradito, avete gradito questi vlog anche se era la prima volta che li facevo, comunque li avete apprezzati, le visual parlano da sole. Sicuramente non saranno grandi numeri, ma lo sono per il mio canale. Anzi, colgo l'occasione per salutare i nuovi iscritti, che sono più di 15. Quindi saluto i nuovi iscritti e lo farei anche uno ad uno. Tanti baci, grazie, grazie. Spero che vi troverete bene su questo canale. In mia compagnia e oggi siamo appunto qui per spacchettare perché la Sandy ha in mente anche nuovi progetti, nuove cose da fare, quindi ci vuole un nuovo outfit. Scusami, cara, ti sto un po' impallando questa volta. Dovrei anche trovare una nuova location per fare video. Sto pensando di acquistare dei pannelli da mettere qui dietro alle spalle per poter creare un po' di ambientazione. Cosa ne pensate? Che cosa dite voi? Forse rosa, forse bianco? Non lo so. È anche vero che sono molto affezionata a questa bella ragazza qui, che come sapete è la mia sosia. Cioè, lei è sosia mia, ecco. E niente, quindi vi stavo dicendo che oggi spacchetteremo insieme a Miss Candy Floss, che arriva con queste buste qui tremende a volte, e con la nostra amata Top Vintage, però come potete vedere è un pacco molto leggero e secondo voi come mai sarà così leggero? Lo scoprirete solo guardando questo video. Eccomi qui, sono tornata. Pensavate che fossi sparita? Ma figuriamoci. Cosa ne pensate di questa bandanina con questi orecchini? Così, proprio rockabilly e la maglietta. Non sono la tua bambola, io sono una bambola, ma non sono la tua, caro ragazzo. Pacco di Miss Candy Floss, con delicatezza e garbo apriremo il pacco di Miss Candy Floss. Ed ecco a voi il garbo e la delicatezza per aprire il pacco di Miss Candy Floss. Allora, l'altra volta però è arrivato con quella bustina. Con quella bella signora elegante, stavolta con questa cefega siamo tornati alle brutte abitudini, alle vecchie abitudini. Bene, ecco la nostra Miss Candy Floss. Allora vi dico che questa qui fa parte di una collezione che si chiama Grace, dedicato proprio alla principessa Grace. Come voi sapete, Grace Kelly era estremamente elegante, a parte estremamente bella, ma anche estremamente elegante di buon gusto, cosa che ormai giorni d'oggi nemmeno le regali, le reali lo sono. E quindi questo abito qui è una collezione appunto dedicata a Grace Kelly ed era veramente in numero molto limitato, quindi è successo un po' una tiritera che io lo volevo acquistare, nel frattempo si è esaurito. Quanto tempo? Un giorno si è esaurito, lo volevo prendere quindi Top Vintage, che però aveva fatto arrivare 6 capi, dico 6, non ho fatto un tempo nemmeno lì. E quindi alla fine poi per fortuna qualcuno ha fatto il reso e io ho preso una pitina appunto da Miss Candy Floss. Eccolo qui, come vedete è bianco con questo scolo all'americana, il colletto, bottoncini finti perché poi la chiusura dovrebbe essere con una zip da qualche parte. Eccola qui, infatti, laterale, come vedete. Dice che è per l'estate, ma ora che lo sento, col cavolo che è per l'estate, perché è veramente pesantino e sotto ha anche la fodera rigorosamente in poliestere. Ma la cosa più bella è questo ricamo che c'è qui, vedete? Tipo sangallo, proprio sul fondo dell'abito.
E poi tutti questi puntini che non so se voi riuscirete a vedere in camera, ma ci sono, ecco, forse qui si intravedono, questi, boh, non saprei come definirli, questi pallini di stoffa che vengono in superficie. Ovviamente l'abito è a stile anni 50, quindi ci si potrebbe mettere anche un petticoat, ma in teoria sarebbe così calcolato, immaginato di poterlo indossare in estate, ma credetemi, è un po' pesantino. Non so le loro estati come sono da quelle parti qui. Ci sono le tasche e questo è l'abito che poi ovviamente vi mostro. Quindi con top vintage che come potete vedere è assolutamente leggera. Quindi ça va sans dire, qui dentro non c'è qualche cosa di voluminoso, insomma non ci sono tante cose. Sto per aprire questo pacco insieme a voi. L'ultima volta ci avevo trovato un regalino di Top Vintage come facevano ai vecchi tempi, non so questa volta perché ho comprato solo una cosa. Quindi vediamo un po'. Non mi riesce ad aprire proprio le telecamera. È una cosa che proprio non riesco a fare, ragazzi. Ecco qui. Vedere così, ecco qua, qui come al solito c'è la carta velina, bella come si usava un tempo, le vecchie botteghe di un tempo usavano la carta velina e ci incartavano appunto le calze, le biancheria intima, gli abiti, qualche cosa che comunque ci riporta a quel tempo lì. Lo apro qui insieme a voi e sperando che non si siano creati danni abbiamo un cappello, questo cappello qui che è di Bronte Amsterdam, il modello si chiama Tara come la mia gattina e quindi questo è il cappello in questione, si è un po' sciupato devo dire la verità, non toccherà credo dargli un po' una svaporatina con il ferro da stiro, perché qui le ali si sono un po' rovinate, insomma le falde, no? Le ali, le falde. Ecco, questo in realtà è un modello appunto alla Audrey Hepburn, Grace Kelly. Ora non lo posso infilare perché sennò qui vi rovino tutta la pettinatura e poi comunque ve lo mostro insieme all'abito. Andiamo a sbirciare insieme nel caso in cui a volte ci fosse un regalino. Sì, grazie, Top Vintage, un altro portachiavi come l'altra volta. Con il leopardino, grazie. E poi, lo sapete, c'è questo distacco improvviso con una scatola vuota che mi fa piangere il cuore. Ma vi dicevo, questo cappello appunto è in stile un po' Audrey Hepburn. Vedete, dietro c'è anche scritto qui Bronte. Vedete qui. Il fiocco è double colors, un po' bianco panna con top, tortora. E niente, poi è proprio un modello stile anni 50 classico da colazione da Tiffany. Ecco, ho pensato stesse molto bene con questo abito. Poi sotto penso che indosserò, non qui adesso nel video insieme a voi, ma il paio di scarpine che ho acquistato qualche tempo fa e quindi sempre su Top Vintage, quelle rose rosa con i nastrini dorati. Se non ve le ricordate, se non le avete viste, andatele a vedere perché sono bellissime. Però adesso abbiate pietà, fa caldo e veramente faccio fatica a indossare quelle scarpe. Quindi adesso non ci resta che andarla a provare. It's lasted so long. Now I find myself wanting to marry. Ask me how I knew. Siamo arrivati a 199, il 200esimo vince una batteria di pentole, vince una vacanza con lei, vince, cosa vince? Non lo so, però sarà il 200esimo e al
scoccare del 200° iscritto, io realizzerò uno speciale 200 iscritti, così come ho fatto con i 100 iscritti visitando la cabina armadio. A parte il fatto che la cabina armadio nel frattempo ha ricevuto nuovi ospiti e nuovi arrivi, quindi potremo fare anche un aggiornamento, ma potrei anche stupirvi con effetti speciali. Quindi tu che stai guardando il video, mi raccomando, iscriviti, che così darai il via a questo speciale 200 iscritti. Adesso io vi saluto qui ballando un po' di rock immaginario. Noi ci vediamo alla prossima, ci sentiamo qui di nuovo qui su questo canale. Vi bacio. Ciao ciao.